In questi giorni sto partecipando alle giornate mondiali della gioventù qui a Lisbona. Questa bellissima città è diventata questa settimana la capitale del mondo perché qui sono riuniti un milione di giovani del mondo intero. Sappiamo che questi giovani sono una piccola rappresentanza dei milioni di giovani cattolici del mondo. Ci sono diocesi, soprattutto nelle zone più povere del pianeta, che hanno inviato solo alcuni giovani in rappresentanza delle migliaia dei giovani che non hanno potuto venire. Ciò che impressiona è vedere la gioia, la simpatia, la bellezza di questi giovani che pregano, danzano, cantano, riempiono ogni luogo con la loro chiassosa presenza, gridando a più riprese: noi siamo la gioventù del Papa. E il Papa in questi primi incontri si è mostrato ringiovanito e ha rivolto loro stupende parole. Ai giovani universitari riuniti nell'Università Cattolica del Portogallo ha detto di non temere per il dolore dei nostri tempi, perché non si tratta di un'agonia ma di un parto, dove qualcosa di nuovo sta per nascere e di trasformare le paure in sogni. Nella cerimonia di benvenuto ha detto ai giovani che nella Chiesa c'è posto per tutti, anche per chi si sente perduto o disgraziato. Ciascuno è accolto per quello che è e non per quello che gli altri vogliono che sia. Che cosa sono venuti a vedere o ad ascoltare questi giovani nella giornata mondiale della gioventù? Una parola nuova? Un Gesù Cristo nuovo? No, la parola e Gesù sono sempre gli stessi che ci sono nei loro paesi d'origine o nelle loro parrocchie. Ciò che è nuovo è la disposizione dei giovani e la volontà di immergersi con spirito rinnovato in Gesù e nella sua parola. In questa domenica del 6 agosto ascoltiamo il Vangelo della trasfigurazione di Gesù. Qui non è Gesù che si mostra diverso da quello che solitamente è. Non è tanto Gesù che si trasfigura, ma i discepoli che hanno trasfigurato i loro occhi e i loro orecchi per vedere e ascoltare con spirito rinnovato. E così riescono a vedere veramente Gesù per quello che è. Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e sempre. Quelli che cambiano siamo noi. Ciascuno di noi ha avuto nella sua vita una piccola trasfigurazione, cioè un momento, seppur breve, in cui ha sentito la presenza di Dio, in cui ha sentito il suo profumo. È quell'esperienza personale di Gesù che ci spinge a tenere ferma la nostra fede, anche in mezzo alle difficoltà, alle tentazioni, ai peccati, ai dubbi. Il Vangelo della trasfigurazione termina così: alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Dopo aver fatto l'esperienza di Gesù, non vediamo più nient'altro se non Lui solo. Ogni altra parola ci sembra vuota. Leggendo tante riflessioni fatte da filosofi o dai guru telematici dei nostri giorni, il più delle volte sono solo balbettii ripetitivi. Non aggiungono niente di nuovo e sembra che scoprano l'acqua calda. Per concludere, la leggenda attribuisce la fondazione di questa città di Lisbona ad Ulisse, quando attraversò intrepido le colonne d'Ercole verso il mondo allora sconosciuto. Lungo i secoli da questo porto salparono navi per ogni lato del mondo. L'Oceano Atlantico non è un oceano che separa i continenti, ma che li unisce, come in questi giorni ha unito giovani di tutto il mondo. E da questo porto ripartiranno i giovani per tornare nei loro paesi e nelle loro case, diversi da come erano partiti, perché come i discepoli sul Monte Tabor hanno fatto esperienza insieme ai loro coetanei della bellezza di Gesù che li ha trasfigurati. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù.
Gesù solo. Tutto il resto è in più. E come Ulisse, che non ebbe paura di andare verso il mondo allora sconosciuto, anche noi non abbiamo paura di andare verso la novità e fare esperienze nuove per vivere ogni istante della nostra vita da trasfigurati.